Bentrovati a tutti i nostri amici ascoltatori, siete qui su Saios Web Network, spazio aperto in compagnia di Antonella Intrenò. E Ugo Lombardi. Allora, questa sera abbiamo come ospite il dottor Franco Valentini, ricercatore presso l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. Buonasera, dottor Valentini. Buonasera, dottore. E benvenuto anche a lei, naturalmente. Diamo il nostro saluto anche a Rosario Moreno, la regia centrale di Treviso. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Rosario, Ci sono, abbiamo ci perso sono, ci Sisa? sono, non mi avete perso, ci sono, ci sono. E finalmente questa sera abbiamo di nuovo fra noi Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net. Ciao Massimo, ben trovato. Buonasera Massimo. Buonasera a tutti, ciao e ben ritrovati anche a voi. Allora, io posso iniziare come di consuetudine, vi do le due news più, o tra le più importanti della giornata, e dopodiché voi proseguite con la vostra diretta di spazio aperto. Dunque, nel primo piano, tifosi olandesi. Domani in Senato il ministro dell'Interno Alfano sarà a Palazzo Madama per riferire sugli atti vandalici compiuti a Roma dai tifosi di calcio della squadra olandese. Più che tifosi, io li definirei. Lasciamo stare, altrimenti Rosario Moreno mi taglia poi il notiziario. Andiamo avanti. L'appuntamento è fissato per domani pomeriggio alle ore 16, lo ha comunicato in aula il Presidente del Senato Grasso. Il 19 febbraio scorso, lo ricordiamo, decine di tifosi, o meglio di gentaglia, di questa squadra olandese, ubriachi, fradici, pazzi, ma fuori di testa, hanno danneggiato la fontana, la barcaccia del Bernini in Piazza di Spagna. Negozi chiusi per paura, cariche della polizia, scene da guerriglia con molti feriti. A questo punto c'è da chiedersi chi pagherà tutti questi danni e noi da cittadini di questo paese che paghiamo le tasse, che lavoriamo dalla mattina alla sera, vogliamo nome, cognome, chi sono, vedere le facce e vedere appunto chi paga questo danno. Per non parlare poi del danno agli abitanti di Roma sotto assedio, quindi con un disagio psicologico, una pressione psicologica non da poco, e anche questo è un danno enorme. Vediamo se vengono fuori nome e cognome di chi ha messo a ferro e fuoco quella città capitale d'Italia. Andiamo avanti con le notizie. Passa al Senato il disegno di legge che introduce i reati contro l'ambiente nel codice penale. L'aula di Palazzo Madama ha approvato il provvedimento sugli ecoreati con 165 sì, 49 no e 18 astenuti. Hanno votato insieme alla maggioranza il Movimento 5 Stelle e SEL. La Lega Nord si è astenuta, mentre Forza Italia ha votato contro. Il testo del disegno di legge è stato modificato dal Senato, così ora dovrà tornare alla Camera per il voto definitivo. È prevista l'introduzione di reati tra quelli di inquinamento ambientale, punito con una pena da 2 a 6 anni di carcere e disastro ambientale da 5 a 15 anni di detenzione. È tutto per il momento dalla redazione giornalistica di Venezia. A voi per la diretta. A voi Bari. Grazie Massimo. Allora, Valentini, questa ultima notizia data da Massimo Bonetti sembra essere proprio in tema con la nostra trasmissione, perché questa sera con lei desideriamo parlare di Xylella fastidiosa, il batterio che purtroppo sta determinando in Salento l'essiccamento rapido degli ulivi, quindi un gravissimo danno sia per l'agricoltura che per il patrimonio di quella terra, considerato che ci sono ulivi secolari che purtroppo sono stati distrutti da questo batterio. Cominciamo ecco con capire che cos'è la Xylella fastidiosa e come si trasmette, come avviene il contagio tra le piante. Allora, per quanto riguarda la Xylella fastidiosa, è un batterio, è un gram negativo, è un batterio xilematico, quindi lo ritroviamo all'interno delle piante. Per quanto parlando soltanto di Xylella fastidiosa, quindi parlando quindi della specie, colpisce diverse piante ospiti che possono andare in Nord America sulla vite,
sugli olmi, quindi anche su molte piante ornamentali, e anche sugli agrumi, sul caffè e poi anche su altre piante. Il ceppo invece riscontrato in Salento dalla caratterizzazione fatta dai colleghi del CNR dell'Università di Bari è risultato essere Xylella fastidiosa, subspecie pauca, che geograficamente come subspecie è presente dal Centro America, diciamo dalla zona costaricana, fino al Brasile e all'Argentina, dove lo ritroviamo sotto diverse forme, che infetta principalmente come specie commerciali agrumi e caffè. Mentre invece la subspecie ritrovata da noi quindi è pauca, ma è un ceppo differente da questi, tant'è che è chiamato codiro, e si caratterizza perché lo riscontriamo non soltanto sull'olivo, su cui principalmente sta producendo dei danni commerciali, ma anche su altre piante. Ormai è ufficiale, quindi lo ritroviamo su alcune prunus, quindi quali sono mandorlo, pesco, ma poi lo ritroviamo anche sull'oleandro, quindi su specie ornamentali, su menstringia e su acacia saligna e su ginestra. Diciamo, queste in questo momento sono le specie che sono considerate ospiti e che sono di attenzione per quanto riguarda il monitoraggio. Questo è importante saperlo, perché il batterio non lo ritroviamo soltanto sugli olivi, ma anche su altre specie. La sua modalità di trasmissione è due: o tramite insetti vettori nell'areale in cui si ritrova, oppure tramite movimentazione di materiale infetto tramite il trasporto, principalmente dovuto all'uomo. Ecco. Diciamo questo in sostanza molto velocemente. Ecco, in sintesi questo è diciamo la modalità di trasmissione e la natura del batterio stesso. Considerati i gravissimi danni che questa situazione sta determinando, perché ovviamente la produzione di quella terra risulta essere gravemente danneggiata da questo tipo di infezione. Il 6 febbraio di quest'anno, quindi parliamo di qualche giorno fa, è stata approvata una determina regionale che mira proprio a contenere la propagazione dell'infezione attraverso l'adozione di misure fitoterapiche e non solo, come lei ci diceva quest'oggi. Ora, naturalmente il fatto di impiegare su larga scala prodotti fitoterapici ha allarmato, credo a ragione, lei lo capirà, insomma, sia i coltivatori sia gli utenti finali che molte associazioni di categoria. Vuole spiegarci nello specifico, perché in questa determina si legge che le misure fitoterapiche partono da gennaio a dicembre, quindi sostanzialmente i campi, i muretti a secco, le erbe spontanee, tutto quello che può risultare infettato verrà bombardato in un certo qual senso, no? Dobbiamo un attimo distinguere. Allora, intanto c'è stato inizialmente da parte della regione, nel momento che nell'ottobre 2013 è stata ufficializzata la presenza di questo batterio nell'area salentina, chiaramente la prima preoccupazione dei servizi fitosanitari della regione Puglia e di quelli nazionali era di comprendere la vastità del fenomeno, quindi fin dove si era diffuso. Quindi il primo anno è stato fatto un forte lavoro da parte dei servizi fitosanitari in collaborazione con gli enti di ricerca per comprenderne la sua diffusione, e in questo monitoraggio, diciamo, a maglie larghe si è visto che la sua diffusione era inizialmente contenuta nel quasi tutta la provincia di Lecce. Nel momento in cui si è compreso dopo un anno qual era la diffusione di questo batterio, chiaramente si è dovuto intervenire su cercare di contenere in maniera tale che il batterio possa riuscire a contenerlo nell'area salentina, perché nel momento in cui dovesse andare oltre significherebbe che interesserebbe le province di Brindisi, Bari, Taranto e da lì tutta l'Italia, quindi tutto il patrimonio olivicolo non soltanto italiano ma anche di tutta l'area mediterranea, con gli effetti devastanti che stiamo vedendo nel Salento. Chiaramente poi bisognerà sempre considerare il clima delle zone in cui il batterio andrà a ritrovarsi con il suo ospite, perché molto probabilmente un clima del nord è diverso dal nostro. Diciamo che la Xylella fastidiosa subspecie pauca ceppo codiro nella zona del Gallipolino, diciamo nel Salento, ha trovato le sue condizioni ottimali per la sua manifestazione, è anche una pianta ospite molto suscettibile, qual è stato ahimè l'olivo, in cui abbiamo visto poi gli alberi secolari totalmente morti, o comunque con mai tra virgolette uso l'espressione cadavere. E quindi chiaramente la regione si è mossa per cercare
cercare di capire come contenere questa diffusione di questo patogeno, e dopo aver scoperto qual è uno dei suoi vettori scientificamente dimostrato, che è il Phylenus spumarius, quindi la sputacchina. Molto probabilmente col futuro le ricerche potrebbero dimostrare la presenza di altre cicaline che siano dei vettori, però fino a quando non abbiamo un dato scientifico non possiamo dirlo. Per adesso abbiamo soltanto Phylenus spumarius, quindi bisognava in qualche maniera cercare di contenere la diffusione di questo vettore, di questo insetto, nella trasmissione del batterio. A questo punto la regione ha deciso quindi di istituire delle cosiddette aree, delle aree di cuscinetto, eradicazione e un cordone fitosanitario, in cui intensificare delle misure per poter contenere il vettore. Le misure non sono soltanto di tipo con l'utilizzo di insetticidi, ma anche delle misure agronomiche. Questo però poteva essere fatto conoscendo il ciclo dell'insetto. Noi sappiamo che, almeno da questi dati preliminari, che l'insetto fino, diciamo, ai mesi di aprile lo ritroviamo sotto forma giovanile. Le forme giovanili sì, acquisiscono il batterio, ma anche se lo acquisiscono, essendo delle forme poco mobili, non si spostano e quindi non possono diffonderlo. Nel momento della muta, quindi del passaggio dallo stadio giovanile allo stadio adulto, l'insetto perde il batterio nel caso lo avesse acquisito, l'adulto inizia a muoversi. Da quel momento l'adulto può acquisire il batterio mentre punge le piante, e avendo acquisito il batterio si può moltiplicare e nella sua forma adulta, che è alata, può spostarsi su altre piante. Quindi diciamo che principalmente le azioni che la regione consiglia sono due. Una prima è quella di delle misure agronomiche contro le forme giovanili, che possono essere attuate anche con misure agronomiche, quali lo sfalcio per esempio delle erbacee che contengono queste forme giovanili, quindi queste sputacchine, in maniera tale da abbassare la presenza la popolazione del Phylenus o di altri cicalini. Chiaramente questo può essere fatto fino a quando non c'è dalla forma larvale non si passa allo stadio adulto. Nel momento in cui si passa allo stadio adulto, chiaramente gli unici interventi che la regione consiglia chiaramente sono quelli di tipo con gli insetticidi. Insetticidi che comunque consideriamo sono comunque utilizzati nell'agricoltura, negli oliveti, perché alcuni di questi trattamenti sono gli stessi che vengono eseguiti contro la mosca delle olive o contro altri insetti presenti, insetti parassiti dell'olivo. Ecco, ok. Devo comunque ricordare ai nostri ascoltatori che possono intervenire e partecipare alla trasmissione in diretta o sulla nostra chat o chiamando lo 0422 1626 622. Volevi... Ecco, dottor Valentini, volevo chiederle questo. L'iniziativa per combattere questo batterio sembra che sia più valida nei confronti dei vettori piuttosto che nei confronti del batterio stesso. Esatto. Quindi vuol dire che sono stati testati dei farmaci che possono avrebbero potuto distruggere comunque il batterio, e quindi questa iniziativa è venuta meno, è stata vana secondo lei? Il problema non è vero, stiamo parlando di batteri. In agricoltura abbiamo poco e nulla contro i batteri come interventi chimici. Abbiamo l'utilizzo del rame, ma il rame è esterno, questo è un batterio interno, quindi è un batterio che troviamo all'interno della pianta, quindi il rame non riesce e comunque in agricoltura non abbiamo, diciamo, battericidi diretti, e l'uso degli antibiotici è vietato in agricoltura in Italia, e comunque anche negli Stati Uniti, dove utilizzano il Xylella fastidiosa causa la Pierce disease, un altro ceppo, in alcune aree non si coltiva più la vite, loro ce l'hanno da oltre 100 anni, e per quanto riguarda il combattere direttamente contro il batterio non hanno molte diciamo armi chimiche. Chiaramente si stanno testando ma si stanno testando prima nei laboratori, e poi bisogna vedere se questi prodotti chimici possono essere rilasciati nell'ambiente. Ma questa azione indiscriminata esercitata nei confronti dei vettori potrebbe alterare il biota?
potrebbe alterare, ma considerate che siamo in una situazione di emergenza, quindi l'emergenza in questo momento è quello che questo batterio non va, cioè rimanga confinato nell'area, diciamo così, salentina. Questo è il problema. È chiaro che si stanno cercando di attuare delle misure di emergenza. In questo momento il punto focale sono due, quindi gli insetti vettori e l'uomo che non deve trasportare materiale infetto da quell'area in altre aree. Questo voglio dire nel senso che se lei va nel Salento, io non acquisterei delle piante di olivo del Salento e me le porterei in un'altra area d'Italia, ecco, per esempio, o altre piante ornamentali che possono essere portatrici del batterio. Però è anche vero che le piante possono essere asintomatiche, cioè possono non presentare gli effetti della infezione, quindi a quel punto diventa anche un po' complicato riuscire a... Allora, diciamo, per quanto riguarda la parte sintomatologica, ancora non, siccome da pochi è apparso da più o meno 2 anni, quindi la ricerca non ha ancora avuto tempo di, come dirle, approfondire di questo tipo di approfondire molto. aspetto. Comunque stiamo traslando molto di quello che è avvenuto in altre parti del mondo con gli agrumi o sulle vite, ma chiaramente parliamo di ceppi diversi, con climi diversi, quindi dobbiamo anche comprendere se quello che viene fatto da altre parti può essere poi traslato nel nostro ambiente. Poi per di più su olivo non c'è quasi nulla a livello mondiale di ricerca o comunque di attuazione a questo patogeno. Per quanto riguarda la sua domanda sulla manifestazione dei sintomi, sì, il batterio potrebbe essere presente all'interno della pianta, ma non manifestare i sintomi, perché ancora non conosciamo bene i tempi di latenza, cioè il tempo in cui la pianta acquisisce il batterio, infetta la pianta, si moltiplica. Da quel momento poi quanto tempo ci vuole per la manifestazione dei sintomi? Anche perché molto probabilmente, proprio come inizialmente, non parliamo soltanto di Xylella fastidiosa, ma parliamo di un complesso, quindi c'è anche un'associazione con altri patogeni che possono portare a una manifestazione più veloce del sintomo, quali per esempio funghi. Ma il problema che ci si pone è questo. Questo batterio ha fatto la sua presenza alcuni anni fa, con delle manifestazioni più o meno sporadiche, e comunque era già stata individuata la sua presenza. Lei diceva poco fa che ci sono batteri con specie diverse già presenti in altre parti del mondo. Secondo lei, senza alcuna vena polemica, come mai è stato lasciato solo l'agricoltore a combattere un batterio con delle potenzialità aggressive così sviluppate? Allora, comprendiamo che il batterio da parte dei colleghi del CNR dell'Università di Bari è stato identificato, diciamo così, ufficialmente in ottobre 2013, chiaramente dopo aver fatto delle verifiche molto, molto rigorose, che era lui, perché praticamente inizialmente quando si hanno questa manifestazione dei sintomi si pensava ad altri patogeni che possono manifestare dei sintomi molto simili, quali possono essere disseccamenti dovuti all'ebbra, disseccamenti dovuti anche a degli insetti quali il rodilegno. Quindi inizialmente si è pensato questi tipo verticigliosi, quindi si è pensato che potessero essere altre patologie o dovuto ad altri parassiti. Man mano che si escludevano, si è andati più approfonditamente e si è andati a ritrovare, riscontrare questo patogeno, perché questo patogeno inizialmente non era presente nell'area euro-mediterranea, era confinato, diciamo, nelle Americhe del Nord e del Sud e un caso a Taiwan. Ma dottor Valentini, il fatto che questo ceppo, perché lei prima ha specificato che cioè del batterio, ci sono naturalmente diversi ceppi come normalmente avviene. Il ceppo presente nel Salento è l'unico presente al mondo, quindi voglio dire, non è possibile rifarsi ad esperienze già vissute in altre terre, seppur con clima diverso? Allora, il problema è che questo ceppo riscontrato in Salento e come i colleghi del CNR hanno dimostrato, cioè quando hanno fatto una caratterizzazione genetica, hanno riscontrato che questo ceppo è molto simile a un ceppo presente in Costa Rica, quindi ha un'alta similitudine, ma per alcune cose è diverso, quindi molto probabilmente proverrà da questo areale. Aggiungendo nel nostro ambiente, può darsi pure che abbia avuto una ricombinazione, si sia adattato anche alle nostre specie. Quindi
Quindi noi abbiamo Xylella fastidiosa che sappiamo i sintomi che noi riscontriamo, le bruscature o leaf scorch sull'olivo sono le stesse che noi riscontriamo anche in America, però per esempio in California su olivo è un'altra subspecie che provoca dei danni diversi e inferiori. Mm-hmm. Beh, batteri, virus, sappiamo che hanno una grandissima capacità di adattamento rispetto al clima, alla situazione in cui si vengono a ritrovare. Questo succede anche con le influenze ogni anno, quindi voglio dire, questo è un dato assodato. Ma lei poc'anzi sosteneva che sono in corso delle sperimentazioni su dei fitosanitari che potrebbero essere diversi da quelli usati sino ad ora, corretto? Diciamo che saranno in corso, sono state messe in conto dalla ricerca di farle. Il problema è che poi chiaramente la sperimentazione, se si hanno nuovi diciamo principi attivi, vanno prima sperimentati in vitro, quindi sulle colture batteriche, poi sulle serre e poi in campo. Ma dove stanno avvenendo queste ricerche? Allora, le ricerche principalmente le sta conducendo l'Università di Bari, il CNR di Bari, il nostro istituto, l'Istituto Agronomico Mediterraneo. Penso che principalmente sono questi gli istituti di ricerca che si stanno in questo momento occupando del problema dell'olivo, anche perché avendolo nella nostra regione ci ritroviamo anche a cercare di doverlo affrontare. Chiaramente non siamo soli, perché comunque ognuna delle istituzioni si sta confrontando con i colleghi americani, con i colleghi brasiliani che da tanti anni già operano in questo campo. Lei per colleghi intende sempre ricercatori di università di questo tipo? Sì, allora per quanto riguarda il mio istituto, sia universitari ma anche centri di ricerca del territorio e centri di ricerca del monitoraggio, tipo l'USDA americano. Mi chiedevo, l'Università di Bologna, leggevo, aveva combattuto alcune infezioni con una modifica dei concimi, i cosiddetti concimi di laboratorio, mi pare composti da fosfato di calcio o altro. Lei pensa che loro dicono di aver individuato forse un rimedio per combattere la xylella. Lei pensa che possa essere una strada percorribile? Io sono dell'idea che tutto va provato come ricerca e poi deve essere visto. È chiaro che io adesso non conosco ci sono molti componenti che vengono utilizzati nelle colture, che sono anche dei concimi che contengono micromolecole, microelementi che praticamente vengono veicolati all'interno della pianta e quindi aumentano il sistema, chiamo immunitario ma è un po' errato, ma giusto per farci comprendere, diciamo aumentano le difese della pianta, quindi il sistema immunitario della pianta verso i patogeni in generale, i cosiddetti quindi i meccanismi di difesa che la pianta in genere applica quando ci sono delle infezioni in corso, con cambiamenti di metaboliti, diverse cose che possono arrivare a livello fisiologico. È chiaro che tutto va sperimentato, anche perché non so se i colleghi di Bologna lo hanno fatto su batteri epifitici o su batteri endofiti, oppure è stato fatto su xylella. Non credo che loro, perché credo che in questo momento soltanto Bari e l'Istituto Agronomico abbiano l'autorizzazione a lavorare con gli isolati. Dottor Valentini, tornando un attimo a quella che è la determina della Regione Puglia, naturalmente molto ci ha colpito questa moria degli ulivi, perché da sempre l'ulivo è considerato un albero secolare, resistentissimo, fortissimo, simbolo proprio della forza, della resistenza nel tempo. Naturalmente sapere che sono morti in maniera inspiegabile e con tanta rapidità, perché non dimentichiamo che l'essiccamento della pianta avviene in tempi rapidissimi, quindi magari non si ha nemmeno il tempo di rendersene conto, di adottare le giuste misure, la pianta è già andata purtroppo. Diciamo che per quanto riguarda i tempi dal momento dell'infezione al momento della morte, nel quadro sintomatologico, io in questo momento non mi sento di esprimere i tempi perché non li conosciamo, perché stiamo aspettando i test di patogenicità. Fino a quando non conosceremo questi, non conosciamo ancora la causa e l'effetto, è che il tempo che si ha sempre, come dicevo prima, dal momento dell'infezione al momento della sintomatologia. È chiaro che in questo momento nell'area salentina si sta manifestando in maniera molto veloce, specialmente nell'area gallipolina, ma anche si sta diffondendo anche in altre aree, si stanno manifestando i sintomi, però chiaramente la morte non avviene così rapidamente, perché comunque la pianta cerca comunque di riprendere, di
di riemettere polloni o succhioni e quindi di cercare di andare avanti. È chiaro che poi chiaramente c'è una debilitazione che poi porta chiaramente alla ecco, morte. No, tempi rapidi rispetto alla naturale resistenza della pianta, ecco, in questo senso rapidi, sì, poi sì, naturalmente sì. Ci saranno dei... Noi non conosciamo da quanto tempo si ritrova all'interno dell'areale di Salentino il batterio, quindi ci manca queste informazioni che stanno indagando. Beh, di fatto sono morte moltissime piante in maniera assolutamente inaspettata e era sicuramente necessario adottare un provvedimento in merito, anche perché ricordiamo che l'agroalimentare, soprattutto nel Salentino, molto si poggia sulla produzione dell'olio d'oliva, direi quasi del tutto, quindi non solo è un danno economico per il Salento, ma lo diventerebbe per la regione, lo diventerebbe per l'intera nazione. Non dobbiamo pensare che, parlando del tacco d'Italia, come suol dirsi, non ha riflessi sull'economia del paese intero. Quindi, noi come Istituto Agronomico Mediterraneo siamo proiettati all'interno del Mediterraneo, quindi la nostra preoccupazione è il Salento e la nostra regione dove lavoriamo e operiamo, ma è tutto il Mediterraneo con cui abbiamo contatti e con i colleghi dei ricercatori, ma anche con tutte anche le filiere olivicole, ma anche con lo stesso patrimonio culturale e lo stesso ambientale. Ecco, ma entrando... No, volevo chiederle, ma secondo lei non potrebbe adottarsi dei presidi, diciamo, di tutela terapeutici identici a quelli che potrebbero essere adottati, per esempio, in alcune patologie endemiche o comunque di rapida diffusione? Parlo di cosiddetti cordoni sanitari. Cioè, un cordone di isolamento è stato attuato o potrebbe essere attuato? Il cordone fitosanitario è stato delimitato dalla Regione Puglia. È stato delimitato, sono state nel momento in cui, dopo, il problema è questo, che stiamo parlando di una cosa che si è conosciuta nell'arco di, siamo al secondo anno, quindi nell'arco di un anno ci sono stati il nostro istituto e altri istituti, tutti i servizi, i consorzi di difesa che hanno effettuato il monitoraggio per determinare la diffusione. Nel momento in cui si è determinata qual era la diffusione, nella fascia in cosiddetta che era indenne, da cui le analisi risultavano negative, a un certo punto la Regione Puglia ha determinato delle cosiddette fasce, fra cui un cordone fitosanitario. Come dicevo prima, in queste aree in questo momento si sta intensificando il monitoraggio in maniera tale che se ci fosse anche una sola pianta infetta venga subito eradicata in maniera che non faccia da fonte di inoculo e poi una successiva propagazione del batterio, e si stanno attuando misure, interventi agronomici e cose di contenimento dei vettori. Principalmente sono focalizzati verso queste aree, perché diciamo che nella fascia, diciamo nell'area gallipolina, parlo di Gallipoli che è la fascia più a sud e la fascia più colpita, chiaramente essendo ormai considerato tra virgolette endemico, chiaramente le misure da attuare saranno diverse. Si parla di attività di pesticidi e di sostanze che andrebbero appropriate per combattere alcuni tipi di patologie come quella di cui stiamo parlando ora, e si parla di alcune multinazionali che sono pronte per metterle in circolazione ma anche per venderle. Lei pensa che ci possano essere degli interessi? Degli interessi ci saranno sicuramente, però il problema è comunque comprendere se questi principi attivi sono validi o meno, ma non credo che in questo momento, cioè noi ci siamo stiamo cercando di lavorare su comprendere il patogeno, quindi qui esula un po' da quello che è il mio lavoro e la mia competenza, quindi non le saprei dire. Diciamo. Infatti, tornando un attimo alla determina, sono due i momenti, diciamo, di adozione delle misure fitosanitarie stabilite dalla Regione Puglia. C'è tutto un protocollo che naturalmente l'agricoltore dovrà seguire, dovrà conservare i registri per almeno 3 anni, c'è l'obbligatorietà naturalmente di effettuare determinate operazioni con diversi principi attivi. Ora, naturalmente, quello che preoccupa le varie associazioni di categoria è questo uso ad ampio spettro. Vogliamo capire un attimo quali sono i principi attivi utilizzati nelle due fasi e effettivamente che livello di pericolosità c'è per la terra e per l'essere umano, qualora dovesse esserci? Come anche trascritto nelle linee guida, praticamente non è che loro nella regione consiglia di utilizzare ogni giorno questi principi attivi, ma di utilizzarli con le cosiddette buone pratiche agricole, quindi comunque sono dei pesticidi. Alcuni di questi vengono comunque utilizzati nell'agricoltura
e in alcuni periodi dell'anno, quindi praticamente si tratta soltanto al massimo di aumentare di 1 o di 2 volte la loro somministrazione, ma non oltre comunque, perché nemmeno la Regione Puglia vuole, vuole un uso eccessivo. Ognuno di questi principi attivi ha un suo tempo di carenza che va rispettato, quindi non è che può essere trattato ogni settimana, vanno rispettati quelle che sono le indicazioni riportate in etichetta sui principi di carenza, e ogni qualvolta può essere utilizzato, e chiaramente non va sempre utilizzata una molecola, ma devono essere utilizzati più molecole, altrimenti potremmo avere dei problemi di resistenza che potrebbero insorgere. Difatti da gennaio a maggio dovrebbero essere usati dei prodotti a basso impatto per l'ambiente anche. Principalmente da gennaio ad aprile si consiglia più interventi agronomici che pesticidi. Si interventi, sì, l'eradicazione, certo, quello sì. Pinciatura, aratura, diciamo che sono principalmente questi. E in caso di emergenza, cioè di cercare di sfalciare le infestanti su cui si ha la forma, si ha la forma giovanile delle la forma larvale, sì, quella, diciamo, che ancora non ha. Ecco. E in seguito poi? In seguito poi, nel momento in cui rientriamo con gli adulti, quindi da maggio ad agosto, a quel punto si interviene con interventi fitosanitari, ma non soltanto, parliamo anche quindi in maniera tale da poter cercare di diminuire i vettori e quindi da abbattere. Però, come le dicevo poc'anzi, questi prodotti attivi, principi attivi, non sono diretti soltanto alle cicaline, ma anche alla mosca dell'olivo e ai sole, quindi ad altri che comunque in alcune aree, specialmente nelle aree olivicole, vengono comunque utilizzati. Sì, certo, allo stato prima che ci fosse questa emergenza sicuramente venivano già utilizzati, magari con modalità differenti, con frequenze differenti, però venivano utilizzati. Poi da agosto a dicembre cosa accadrà? Cioè, quello che vorremmo capire è un'azione a crescere questa, cioè l'intensità, la pericolosità tra virgolette del principio attivo utilizzato sarà crescente o sarà semplicemente opportuno? Sarà più che altro opportuno, poi chiaramente dipenderà dalla sensibilità dell'agricoltore di non utilizzare oltre quelle che sono le indicazioni. Infatti il problema che ci si pone anche è questo: l'iniziativa mi pare sia stata affidata agli agricoltori, cioè ogni agricoltore deve badare a fare le pratiche dell'agricoltura, quelle che normalmente dovrebbe fare. Ma siamo sicuri che sono in grado tutti di osservare le indicazioni fornite e di osservarle in maniera corretta? O ci sarà qualcuno che controllerà che queste pratiche siano compiute in maniera corretta? Considerate pure che da poco tempo è stato nominato un commissario per questa emergenza, è la prima volta in Italia che viene nominato un commissario con poteri straordinari per gestire un'emergenza patologica, e quindi sarà poi emanerà i controlli da parte del Corpo Forestale dello Stato. Sì, perché infatti nella determina c'è l'obbligatorietà. Questa determina è stata presentata prima della nomina del commissario, quindi molto probabilmente poi ci sarà da parte del commissario un controllo, di un'integrazione di queste linee guida ed una sua emanazione, mai controllo. È per questo che poi vengono chiesti i registri di campagna per 3 anni, per controllare che siano effettuati o meno i trattamenti e a che cadenza. A spese di? È a spese del proprietario, nelle emergenze fitosanitarie è a spese del proprietario. Nel caso sempre che nei famosi soldi che dovevano essere ritrovati non vengano indennizzati in qualche maniera o agevolati gli agricoltori, che può essere con diversi tipi di contributi, ma questi sono aspetti che dovrebbe risolvere la Regione Puglia o comunque la parte politica della Regione Puglia. Anche perché mi pare di poter dire che fra le varie iniziative ci sia quello di potare le piante, arare i terreni, tenerli in ordine, controllare che ci sia una giusta dose di sostanze utili alla crescita, cioè, quindi sono impegni di spesa che credo non tutti siano in grado di sostenere.
Certamente, però il problema è che comunque quelle che lei diceva in fin dei conti sono le buone pratiche agricole che comunque teoricamente, almeno nelle aree dove l'olivicoltura, quindi già in una, dove l'olivicoltura è specializzata, vengono comunque effettuate e che comunque vengono fatte, quindi quali sono le arature, quali sono le potature, mentre diciamo le gestioni delle cese sono gestioni diverse per le potature in sé, con cicli molto ampi dai 6 ai 6 anni. Già nel brindisino iniziano a essere ogni 2 anni, quindi già cambiano. Per il fatto poi delle potature dobbiamo vedere cosa intendiamo, se parliamo delle potature per contenere la manifestazione dei sintomi, oppure se parliamo delle potature come gestione ordinaria per la nonna. Quindi ecco perché poi comunque dipende da come viene gestito l'oliveto e qual è il suo grado di specializzazione. Ma queste piante, dottor Valentini, queste piante sono ancora in grado di produrre, olio e sono ancora utilizzate per produrre olio? O sono state rese, Ormai nell'area gallicolina che ho visto che visito, ahimè, ogni settimana ormai non sono più produttive. E comunque, nel momento in cui la pianta inizia a mostrare i sintomi, chiaramente inizia a disseccare, anche la produzione diventa scarsa o non ce n'è praticamente, perché chiaramente la pianta non riesce a bilanciare e soddisfare per una produzione di olive in questo caso. Chiaramente, se Prego, dica. prego. No, 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 chiaramente finisco pure. se negli stadi iniziali, chiaramente la pianta riesce a produrre anche se in quantità minori, però non è un problema qui vedere a che livello siamo. Ma la xylella com'è arrivata nel Salento? Diciamo che noi si presume che sia stata introdotta tramite materiale vegetale infetto, molto probabilmente ornamentale. È possibile la sua trasmissione anche attraverso i semi? Quindi Attualmente sono in corso studi, per adesso è esclusa. Per è escluso proprio che possa essere stata trasmessa. adesso è escluso, anche se sono in corso studi per confermare che non sia trasmessa tramite semi, però è esclusa la sua trasmissione, anche perché è un batterio che ha bisogno dell'ospite vivo, diciamo così, però comunque per adesso è escluso. Beh sì, considerato che il batterio si nutre praticamente della linfa della pianta, sì, Sì, è abbastanza. siamo nello xilema. Quindi non nella linfa, è Sì, un'altra. siamo nel xilema, dottore, però ecco, la domanda che ci ponevamo prima era: sembra che questo batterio sia piovuto dall'alto, perché qualsiasi infezione o contagio comunque lascia delle tracce, perlomeno nei percorsi che compie. Un percorso precedente credo che non si possa individuare nelle zone limitrofe, se non successiva all'infezione. Sembra quasi che abbia avuto questa xilema un paracadute e sia stata poi paracadutata nel Salento. Vabbè, come le dicevo, molto probabilmente potrebbe essere stato introdotto tramite piante ornamentali infette, quali possono essere stati oleandri, piante di caffè o altri. Consideriamo il mercato internazionale di piante ornamentali. Quindi nel momento in cui è giunto, tra virgolette, è stata piantata una pianta ospite del batterio nella zona del Salento, si è acclimatata, questo batterio molto probabilmente poi si è moltiplicato all'interno di questa pianta. Sarà andato qualche insetto, l'avrà acquisito e poi spostato su un'altra pianta. Molto probabilmente, trovandosi sull'olivo, si è adattato a questo ospite e quindi si è ritrovato. Ricordiamo che quello che le dicevo prima, la Xylella fastidiosa più simile la ritroviamo in Guatemala, e lì non possiamo dire se quello va o meno sull'olivo perché non è un areale di coltivazione dell'olivo. Ma se fosse, cioè, seguendo il suo discorso, se diciamo individuiamo una pianta ornamentale, la stessa pianta ornamentale avrebbe dato segni di distruzione, cioè è stata No. individuata, o è una portatrice? No, potrebbe essere una portatrice sana. Utilizzo una terminologia umana. Le faccio un esempio. Questo Xylella fastidiosa subspecie Pauca la ritroviamo su piante di caffè. Molte volte le piante di caffè sono asintomatiche. Tant'è che nel momento in cui c'è stata l'allerta in Europa della presenza di Xylella fastidiosa nel Salento, si sono aumentati i controlli ai porti e sono state riscontrate piante di caffè sia in Francia che in Olanda positive a Xylella fastidiosa. E queste piante da dove arrivavano? Sud America. Dottor Valentini, lei penso sia al corrente del fatto
che molte associazioni di categoria sono decisamente preoccupate per l'attuazione di questa determina. Parliamo ad esempio dell'Associazione degli Apicoltori Pugliesi o della LILT di Lecce, che si sono molto preoccupati di far sentire la loro discordanza rispetto all'applicazione di questa determina. Qual è secondo lei il motivo di tanta preoccupazione? Penso che per quanto riguarda le api, penso che il problema principale sia l'utilizzo di alcuni insetticidi che potrebbero influenzare quindi la moria delle api. Penso che sia quelle quindi potrebbero essere dannose per le api, però alcuni di questi sono, diciamo, le predatori sono a basso impatto, però diciamo che la loro preoccupazione è questa. E penso che la loro preoccupazione possa essere che un uso indiscriminato in questo caso possa poi creare uno squilibrio. Però, Ed è una motivazione, ed è una preoccupazione fondata, secondo lei? per gli eccessi potrebbe essere una motivazione fondata se si eccedesse poi nell'utilizzo, chiaro. Parliamo di eccesso di quantità o di eccesso di frequenza? Frequenza, principalmente. E per i tumori invece? Ah, va bene, per i Collega tumori? tumori entriamo in un campo in cui non rientra nel mio background culturale. Chiaramente alcuni di questi sono prodotti comunque che sono nocivi, però è chiaro, dipende sempre dalle dosi di accumulo, però se sono immessi sul mercato, sono comunque passato i loro controlli a livello del Ministero della Sanità e del Ministero dell'Agricoltura. Facciamo l'ipotesi che qualche agricoltore non sia particolarmente attento nel dosaggio, nel somministrare, insomma, questi prodotti fitosanitari. Parlando appunto di api, le api molto spesso non sono considerate nella giusta misura all'interno dell'ecosistema. Che cosa accadrebbe se le api cominciassero a morire in maniera così copiosa, così come stanno facendo gli ulivi? Vabbè, per questo sappiamo benissimo che se le api diminuissero molto le api, essendo degli insetti pronubi, chiaramente avremo problemi con l'impollinazione delle specie che sono, in cui è necessaria un'impollinazione dovuta a insetti pronubi, come in questo caso le api che sono molto efficienti, quali possono essere mele, per così meleti, pereti, questi qui principalmente. Però quello che le voglio dire è che comunque in agricoltura, cioè, non, cioè, cerchiamo di andare verso il fatto di un utilizzo sostenibile di questi principi attivi. L'eccesso ci sarebbe non soltanto in questo caso dell'emergenza Xylella, ma sarebbe utilizzato dalle colture anche in altri casi. Ma quello che, ripeto, ha colpito particolarmente è il fatto che siano state colpite piante, alberi così resistenti come gli ulivi. Secondo lei? No, Cioè, le voglio dire, no, non sì, non solo siamo gli ulivi, gli olivi, però. ma non ci sono solo gli olivi, eh. No, assolutamente, però il dato che colpisce, ripeto, magari se ti muore una gerbera piuttosto che un oleandro, più o meno ci sta perché non sono piante che hanno una vita lunghissima, quindi bene o male te ne fai una ragione. Nel momento in cui vedi un albero imponente come l'ulivo essiccarsi, cominci a chiederti, ma a che sta succedendo? E questo dovrebbe farci riflettere sull'utilizzo di emergenza. Siamo in un'emergenza. Questo significa che il batterio, nel momento in cui è entrato in un territorio in cui non era conosciuto e le piante non avevano una loro difesa, chiaramente ha una sua, non ritrova nulla che la contrasta e ha una sua proliferazione. Certo, questo è indubbio. Ma Questo è ecco, oltre. parte della patologia vegetale, cioè praticamente della diffusione di malattie non presenti in un determinato territorio. Ecco, ma oltre a ragionare in termini di emergenza, perché insomma è brutto ragionare sempre in termini di emergenza, no? Ogni tanto sarebbe bello essere un po' più. Dica. Cioè, le traslo in alcune aree della California non si coltiva più la vite. Sì. Vabbè, questo adesso non sappiamo se non si coltiva più perché non si Per coltiva più o perché era necessario la presenza spostare le coltivazioni altrove, insomma, comunque. di Xylella fastidiosa nella Valle della Temecula non si produce più vino, cioè non vite, non ci sono Ecco, coltivazioni, in si sono altro senso spostate parliamo sempre. nord. Ecco. Perché dobbiamo cercare di far sì che il tutto rimanga contenuto nella zona del Salento, non vada oltre, perché a quel punto non pensiamo soltanto alla nostra regione, pensiamo alla Calabria, che ha un clima molto simile alla nostra, alla Campania o alla Sicilia.
Si parlerebbe di pandemia non circoscritta, ma a quel punto di una pandemia conclamata, questo sì. Ma le chiedo, secondo lei l'utilizzo, perché purtroppo non sono tutti bravi, non sono tutti coscienziosi, non abbiamo tutti lo stesso approccio, quindi questo dobbiamo metterlo in conto, non possiamo fare a meno di pensarlo. Ma secondo lei nel tempo l'utilizzo di fitosanitari che, come giustamente le dicevo poc'anzi, da sempre vengono utilizzati in agricoltura, possono aver determinato un indebolimento delle difese della pianta? Intendo dire, quando un arbusto così solido come l'ulivo è, viene attaccato, sì, è vero, da un batterio che senz'altro si sarà modificato, avrà affinato le sue armi, senz'altro d'aggressione sarà diventato più aggressivo, sicuramente. Ma è possibile, secondo lei, che le piante in genere abbiano subito un indebolimento a causa di un utilizzo magari sconsiderato di prodotti fitosanitari? Ma in genere non è tanto per quanto riguarda i prodotti fitosanitari che la pianta diventa più suscettibile, è per misure agronomiche errate, tipo praticamente eccesso di concimazioni, cioè di tante altre parti, che la pianta diventa molto più suscettibile e debole. Ma questa è una, quando si cerca di aumentarne all'eccesso la sua produzione, quindi chiaramente diminuisce la sua però se questo fosse quello che lei mi dice, nell'area salentina considera che fino a poco tempo fa la gestione era per una gestione non di ottenimento di olivo di olio di qualità, ma principalmente per olio lampante, quindi le piante venivano un po' lasciate a se stesse, tant'è che anche le operazioni di potatura venivano fatte ogni 6 anni, ogni 7 anni, quindi c'era un ciclo molto lungo. Se lei fa un giro per il Salento, ha un'olivicoltura diversa da quella che è brindisina o da quella del Nord Barese, dove è più intensiva, quindi chiaramente lì anche molti principi attivi non venivano utilizzati. E quindi Ma i chiaramente, principi eppure attivi? stranamente, mi dica. No, ecco, volevo chiederle, i principi attivi che vengono utilizzati per le piante, ora non soffermiamoci solo Sì, sull'ulivo, certo. facciamo un discorso un po' più ampio, no? I fitosanitari che vengono utilizzati normalmente in agricoltura hanno un impatto sulla flora e sulla fauna del terreno circostante la pianta? Se vengono utilizzati oltre, chiaramente percolano nel terreno, potrebbero. Potrebbero, quindi ecco, diciamo anche che si corre un po' il rischio di diminuire l'humus del quale la pianta si nutre. Beh, con l'humus già siamo su cose diverse, perché con l'humus siamo già su sostanza organica ed altro, mentre invece noi parliamo. Passaggio di lombrichi, di fogli, insomma, di tutto quello che è presente naturalmente nella terra. È chiaro che alcuni prodotti possono essere tossici e quindi cambiare un po' il sistema o comunque andare a danneggiare altre specie che possono essere simili a quelle che noi colpiamo, cerchiamo di colpire. Secondo lei dovremmo cominciare a imboccare una strada diversa in agricoltura? Ma si stava imboccando, cercando di muoversi su un utilizzo sostenibile di questi principi attivi, o verso un'agricoltura biologica, però siamo già su piani diversi, su agricolture diverse. Chiaramente anche questi vanno utilizzati con criterio, tant'è che molti dei principi attivi che si utilizzavano un tempo sono poi stati banditi dall'Unione Europea perché o cancerogeni o perché letali sull'ambiente. Lei pensa che riusciremo a debellare questa xylella secondo il suo modo di riusciremo a ottenere dei risultati? Noi ci speriamo. Ma al di là della speranza, abbiamo bisogno di avere delle certezze perché credo che sia un'emergenza di quelle che magari non ne abbiamo di spesso, questa Ne emergenza. abbiamo È avuto, sì. un'emergenza particolare questa. È un'emergenza particolare, ma che comunque è già avvenuta per altri patogeni nel corso dei secoli, cioè voglio dire, se parliamo di fillossera sulla vite, se parliamo di orrifera delle patate, quindi comunque è già avvenuta, soltanto che parliamo di insetti, parliamo di funghi, quindi pian piano si è riusciti a trovare prodotti chimici o comunque che riuscissero a contenere, poi nel momento gli insetti, poi alla fine, vabbè, entriamo poi in un altro ambito. Il problema è che dobbiamo avere anche dei mezzi, dei fondi e delle persone, quindi delle strutture di ricerca che possano essere messe in condizione di ricercare, di studiare
riuscire a trovare delle possibili soluzioni. Dobbiamo sperare che chi finanzia le ricerche abbia gli stessi obiettivi che abbiamo noi. Il problema è anche trovare i soldi per i finanziamenti, perché le posso dire che per quanto riguarda il mio istituto e gli altri istituti, i finanziamenti sono dovuti molto a quel poco che la regione è riuscita a trovare e alla buona volontà di tutti noi, cioè con lo sappiamo che purtroppo in Italia abbiamo un grave problema rispetto alla ricerca. Lo diciamo sempre che si investe molto poco e alle volte mi consenta di dirlo anche abbastanza male, nel senso che vengono male indirizzati. All'estero sicuramente abbiamo altro genere di realtà, abbiamo, come le dicevo prima, dobbiamo augurarci che chi finanzia all'estero abbia gli stessi buoni intendimenti che abbiamo noi, perché purtroppo non sempre questo avviene. Incuriosisce infatti la presenza di questo batterio. Guardi, credo che tutti noi siamo rimasti abbastanza colpiti. Guardi, anzitutto perché non dire che buona parte dei miei capelli bianchi e della mia barba bianca è da un anno, da 3 anni a questa parte, nel momento che abbiamo scoperto Graxilella, perché praticamente anche noi siamo rimasti scioccati nel momento in cui le analisi hanno confermato la sua presenza sul territorio, perché sapevamo quali potevano essere le conseguenze. E sapevate anche probabilmente che era abbastanza improbabile che un batterio di quel tipo si ritrovasse sui nostri terreni, no? No, che si ritrovasse sui nostri terreni no, perché considerate che questo batterio si ritrovava nelle liste di quarantena A1 della lista EPO, quindi tra i patogeni sorvegliati speciali da tenere fuori dal territorio europeo e da intensificare i controlli su questo materiale. Per quanto riguarda noi stiamo parlando di Xylella fastidiosa in Puglia, attualmente per quanto riguarda il bacino del Mediterraneo c'è un altro report in Iran, quindi su vite e su mandorlo. Quindi c'è anche alle porte dell'Unione Europea un altro paese in cui fino a poco tempo fa non era presente. Chiaramente tutti gli sforzi della quarantena e della ricerca erano finché questo non entrasse con materiale vegetale, però già c'erano stati studi fatti da Parcel su cui l'area mediterranea in cui questo batterio più potenzialmente poteva insediarsi avendo delle condizioni climatiche adatte alla sua proliferazione, diciamo così. Mi intrometto un attimo, scusatemi un attimo, scusatemi. Sto ascoltando con tanto interesse, no, questo argomento, perché anche se capisco molto poco, io mi preoccupo della parte del consumatore, cioè perché si è parlato tanto, diciamo, di intervenire con sostanze chimiche, insomma, per combattere con concimi chimici, per combattere questo. Ma la cosa che mi interessa da consumatore, quali sono le conseguenze poi per chi diciamo usufruisce di quest'olio? Parliamo per esempio dell'olivo in questo caso, dove si produce molto olio, eccetera, per chi lo consuma. Forse sarà una domanda banale, chiedo scusa, ma io non sono addentro alla materia, però consumo olio, essendo babbo meridionale ne consumo molto. Guarda, l'olio, il batterio non è presente nell'interno dell'olio, quindi già questo non c'entra, c'è già l'analisi che comunque sono state fatte, non è presente. Però il problema è comunque l'utilizzo anche dei principi attivi, non deve avvenire, chiaramente ci sono dei periodi di carenza, cioè è vero che è scritto che vanno utilizzati, ma da prima della raccolta vanno sospesi, chiaramente, altrimenti questo prodotto chiaramente li ritroveremo nell'olio, vanno sospesi, e ecco perché esistono i tempi di sicurezza e i tempi di carenza. Ho capito. Noi stavamo pensando ad un processo di globalizzazione, il processo di globalizzazione che da molti viene sostenuto, ci consente di poter dire che abbiamo delle malattie e delle patologie di ritorno e anche delle malattie, magari mi consente di definirle esotiche, che possiamo ritrovare anche dalle nostre parti. Lei pensa che possa attribuirsi anche a questo, diciamo, movimento che coinvolge tutti quanti noi nel mondo, cioè questa facilità di trasporto, e quindi possiamo avere ci può essere il rischio di altre patologie o di altre malattie identiche, e quindi potenziare l'osservatorio. Certo, è necessario potenziare l'osservatorio. Vanno potenziati gli osservatori fitosanitari o comunque i servizi fitosanitari con i controlli ai porti e ai dogani su materiale vegetale che potrebbe essere importato, ma teoricamente cioè in un paese in cui esiste un patogeno pericoloso non dovremmo introdurre quelle specie vegetali. Però non pensiamo soltanto al commercio di piante, sappiamo che poi alla fine
passo su un altro parassita, il puntiacolo rosso, ce lo siamo portato con le palme infestate dall'Egitto, ce lo siamo importate perché volevamo delle piante grandi all'interno delle ville. Quindi chiaramente anche questo commercio porta patogeni, parassiti nel nostro territorio che si adattano. Chiaramente ci sono altri patogeni pericolosissimi che sono alle porte dell'Europa e di cui bisogna fare molta attenzione, ma non soltanto nel commercio, bisogna fare attenzione anche che, dico lei, visto che siamo qui noi, lei se va per esempio in Brasile, non si raccoglie, le piace una pianta, non se la taglia e se la porta a casa per poterla riprodurre, perché nel momento in cui la mette nel suo giardino, quella pianta potrebbe avere dei patogeni che siano potenzialmente distruttivi e non manifestarne i sintomi. Ma non c'è l'obbligo di un'etichetta di provenienza? Sì, per quanto riguarda c'è una certificazione, ma il problema, come lei diceva, per quanto riguarda i pesticidi, un uso indiscriminato, anche le persone molte volte vanno in questi paesi e si portano a casa materiale vegetale che non dovrebbero, che teoricamente è vietato per legge. Come quella pianta ornamentale che dovrebbe essere stata portata lì nelle ceste. In tasca, l'avranno portata in tasca questa pianta. È una probabilità. Va Va bene. bene. Dottor Valentini, noi siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Quest'ora, devo dire, è passata molto velocemente. Probabilmente avremmo voluto farle altre domande, ma sono certa che non mancherà occasione di risentirci, anche perché desideriamo aggiornare noi stessi e i nostri ascoltatori sugli sviluppi. Perché, ripeto, questa non è una situazione che deve essere considerata circoscritta, è un problema che sta colpendo una zona ben definita del territorio nazionale, ma riguarda l'intera economia nazionale, perché ricordiamolo, l'agroalimentare è l'unico che ancora tira come settore nel nostro paese. Prego, voleva dire qualcosa? No, dicevo, interessa l'intero agro mediterraneo, tutta l'agricoltura mediterranea. Sì. Cerchiamo di capire almeno il nazionale, poi allarghiamo anche al Ma Mediterraneo, se ce la facciamo. forse ci conviene ragionare sul grande per comprendere qual è l'importanza di confinarla in quell'ambiente, per cercare Speriamo che di funzionare. ci sia buona coscienza da parte di coloro che osserveranno la determina della regione, perché insomma la buona coscienza non è cosa molto diffusa, purtroppo. Quindi, bene, dottor Valentini, la salutiamo, la ringraziamo di essere stato nostro ospite, di aver accettato il nostro invito, di averci aiutato a capire qualcosa in più rispetto a questa situazione, e ci salutiamo naturalmente con la promessa di risentirci non appena ci saranno degli sviluppi della ricerca. Nel frattempo spero che i suoi capelli non diventino troppo No, bianchi. speriamo pure, però ultimamente è successo perché chiaramente ci stiamo dedicando molto, perché l'olivo è importante non solo per i consumatori, è importante anche per noi e la nostra. Spero di non essere stato troppo tecnico, perché molte volte noi ricercatori cerchiamo di essere troppo tecnici e ci facciamo capire poco, e questo Per noi è. è stato chiarissimo. Noi Per noi è stato chiarissimo. qualcosina noi l'abbiamo capita, quindi Le va auguriamo buon bene. lavoro. Buon lavoro, dottor Valentini, a Arrivederla. risentirla presto. Bene. Allora, Eccoci. cari amici, eccoci qua. No, avevo fatto la domanda che mi premeva sulla salute delle persone Puoi mangiare l'olio, lo sa. perché io uso molto olio. Puoi continuare, non c'è Meno problema. No, non Io. ci sono problemi, quindi diciamo a tutti quanti che non ci sono problemi, si può No, no. utilizzare tranquillamente l'olio. Allora, 19 e 28 in questo momento, Massimo c'è? Sì, ci sono collegato da Venezia. Benissimo, Sì, Massimo, dalla redazione di Venezia di Pianeta Oggi TV. Ci sono no benissimo. news? Sì, vi do un aggiornamento. Dunque, parliamo del canale di Sicilia. 10 persone sono morte nel canale di Sicilia, dove ancora un barcone carico di migranti è naufragato rovesciandosi in mare. Sul posto è intervenuta la nave Dattilo della Guardia Costiera, che ha recuperato dal mare i cadaveri e tratto in salvo i 120 superstiti. Sono 439 i migranti a bordo della Dattilo, tra quelli scampati al naufragio e quelli soccorsi in un altro intervento. Arriveranno al porto di Augusta, mentre altri 200 a bordo di una petroliera arriveranno a Pozzallo. Altri 319 migranti sulla Fiorillo della Guardia Costiera.
in 7 operazioni soccorsi oltre 900 migranti, tra cui oltre 30 bambini e 50 donne. Questo è quanto dalla redazione di Venezia di Pianetologi TV. Massimo, dalle vostre parti ci sono problemi analoghi a quelli che stanno vivendo nel Salento? Non ho seguito assolutamente, questo è stato un... Ah, ce lo dici proprio spudoratamente. Sì, sì, non l'ho proprio seguito, è un periodo un po' nero e quindi con la testa su cose più tecniche in questo momento. Ah, ecco. Va bene, allora noi dobbiamo augurarci che coloro che finanziano le ricerche all'estero, perché in Italia, giusto Ugo, la ricerca è abbastanza in secondo piano. Auguriamoci soltanto che chi la finanzia all'estero, e mi pare di aver capito che ci sia l'implicazione anche di alcune multinazionali che, guarda caso, proprio lo scorso anno hanno avuto la possibilità di presentare la valenza dei loro prodotti proprio nel Salento, parlo di prodotti fitosanitari. Queste sono sempre coincidenze che ci lasciano abbastanza perplessi. Forse dovremmo cominciare a monitorare un po' di più il nostro territorio, a smetterla di delegare o di avere uno sguardo distratto su quello che succede attorno a noi, perché quello che succede attorno a noi ce lo ritroviamo poi nel piatto, ce lo ritroviamo poi nella bottiglia. E non c'è da stupirci se dal 2008 ad oggi, in alcune zone d'Italia, guarda caso proprio nel Salento, la percentuale di malattie neoplastiche è decisamente schizzata, è arrivata alle stelle. Quindi quella differenza, quel gap positivo che prima c'era tra nord e sud, adesso praticamente non esiste più. Per cui credo che qualche domanda dovremmo cominciare a porcela, dovremmo cominciare a pretendere di capire da dove arrivano i prodotti che consumiamo quotidianamente e come viene utilizzata la terra, perché la terra non è nostra, siamo noi ospiti, per cui essendo ospiti dovremmo rispettare l'ambiente che ci accoglie. Sì, è un problema che diciamo a volte è più grande di noi, dovrebbe essere, come dicevamo prima, un controllo sia alle frontiere per sapere la derivazione, da dove vengono questi prodotti, ma anche capire alcune multinazionali, perché e come si muovono, quali obiettivi hanno. Sicuramente non hanno obiettivi di solidarietà. I loro obiettivi sono abbastanza chiari, l'accumulo di denaro innanzitutto, naturalmente, e la prevaricazione, certo. Quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti e pretendere di avere risposte. Le domande devono avere sempre risposte, vero Banana? Rosario. Sì, no, ma dico, no, le domande se ne fanno tante, però sono le risposte che mancano, hai capito? Ma la risposta la devi pretendere, perché la risposta dobbiamo pretendere. La risposta in tanti casi non ti viene data volutamente. Ma quando cominci a pretenderla, e la pretendi non solo verbalmente ma con delle azioni concrete, forse le cose cominciano un po' a cambiare. Che dici? Noi ce la mettiamo tutta anche per far capire alle persone determinati problemi. Esatto. Facciamo risvegliare questo neurone ormai che dorme, si sta passando. Smettiamoli di dargli qualche cosa di troppa valeriana, ecco. Ecco, no, che la valeriana ce l'hanno tutti i giorni, tempestate di tra la televisione di Stato e altre televisioni, insomma, mi fanno addormentare completamente. Ecco, sai che Rosario, queste risposte ognuno dà dalla propria e ognuno dà la propria verità. In realtà bisognerebbe cercare la verità vera, insomma. E quasi sempre ci sono degli interessi commerciali su molte iniziative che sembrano che accadano per caso. Ma nulla è per caso. No, nulla è per caso. Nulla. È sempre il discorso del capitale. Certo, è sempre lui, quindi. Siamo allora, sempre lì. Annunciamo ai nostri ascoltatori che a breve ci sarà anche una pagina Facebook della trasmissione, quindi oltre a poter interagire con noi tramite chat o tramite telefono, potrete raccontarci anche le vostre storie sulla nostra pagina Facebook. Non appena sarà pronta, ve ne daremo notizia. Molto bene.
perché dobbiamo fare e divulgarlo quanto più è possibile questa pagina. Esattamente. Per intanto vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 18.30, sempre su Saius Web Network con Rosario Moreno, che è sempre impeccabile con la sua regia da Treviso. Ciao Rosario. Ciao, ciao. Questa volta non mi hai preso in castagne. No, stavi attento questa volta. E salutiamo anche Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV.net da Mestre. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Grazie, ciao a voi, un saluto circolare, un saluto a questo. Speriamo di sentirti meno preoccupato mercoledì prossimo. Lo spero, comunque possiamo dare un'informazione così interessante, bella per coloro che ci seguono dal nord-est Italia, perché questa sera alle 23.05 ci sarà la versione televisiva di Pianeta Oggi Reporter sull'emittente televisiva interregionale Video Tele Carnia, che la potete ricevere sul canale, sulla frequenza 690, dove ci sarà un'intervista al noto ricercatore Pier Giorgio Caria. Poi a seguire ci sarò io, come dire, in via straordinaria, non è previsto, che spiego un po' la linea editoriale di questa emittente online di questa testata giornalistica, che appunto, come giustamente tu ricordavi, Antonella, è pianetaoggitv.net. A intervistarmi sarà Mara Della Coletta, che sarebbe colei che rappresenta la segreteria dell'associazione culturale Il Sicomoro di Pordenone, che grazie a questa associazione e altre unite assieme riusciamo a realizzare diverse puntate, diversi numeri di Pianeta Oggi, proprio intervistando i redattori che vengono poi ai convegni appunto organizzati da questa associazione. E quindi eccoci a questa novità, questa sera 23.05 sul 690 di Video Tele Carnia, quindi appuntamento a questa sera. Molto e bene. E con Pier Giorgio invece quale sarà l'argomento dell'intervista? Ah, sull'ufologia in generale, sarà un po' un'intervista a tutto campo, curata non dal sottoscritto, perché è una intervista un po', diciamo, di repertorio, curata dalla dottoressa Nicoletta Bressanna, e quindi verrà riproposta, perché c'è chi ha detto che l'ha trovata molto interessante quell'intervista, e quindi la riproponiamo. Perfetto, questo è quanto. Benissimo. Allora, avrei voluto, non so Massimo se tu mi puoi aiutare in questo, avrei voluto dare notizia della conferenza che ci sarà sabato a Torino. Non so se tu puoi aiutarmi, non riesco purtroppo a ritrovare il comunicato stampa in questo momento. Guarda, so che ci sono tante conferenze in questi ultimi periodi, soprattutto nel nord Italia. Ora questa specifica non te lo so dire, perché, come ti ripeto, noi qui abbiamo problemi tecnici da Natale. Comunque questa sarà una conferenza molto importante alla quale parteciperà il dottor Nino Di Matteo, che ricordiamo ai nostri ascoltatori si occupa del processo trattativa Stato-mafia, e sarà ospite anche Sabina Guzzanti, Salvatore Borsellino e Giorgio Bongiovanni. Quindi per chi volesse approfondire e avere delle informazioni in merito, può farlo visitando la pagina del Movimento Agende Rosse di Torino. Lo trovate su Facebook. Purtroppo io in questo momento non sono in grado di darvi altre informazioni perché ho dei problemi di collegamento, ma su Facebook, sulla pagina del Movimento Agende Rosse di Torino, senz'altro trovate tutto quanto vi occorre, incluso lo streaming, perché ricordate che è in streaming. Antonella, credo anche sul sito di antimafia2000.com. Credo anche sul sito di antimafia2000.com, esatto. Infatti sto cercando di collegarmi, ma purtroppo non ci riesco. Va bene, allora diamo appuntamento mercoledì prossimo alle 18.30. Un saluto circolare a tutti. Ciao ciao a tutti quanti. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao, saluti da Venezia.